Ci sentite, sì? Proviamo. Allora, benvenuti a tutti, io sono Marcello Frare e vi presenterò oggi, insieme a mio collega Andrea, Odoo. Vediamo. Quindi faremo un rapido giro attraverso due temi introduttivi, quindi Industria 4.0 più UDN, che un po' l'avete già sentita prima, adesso la vedremo calata nella realtà di Odoo. Vedremo un confronto tra quello che vuol dire un software proprietario e un software open source, tanto per mettere in chiaro perché siamo qua e perché abbiamo scelto Odoo come presentazione parte del PNL. Poi andiamo subito alla presentazione di Odoo. Dopo vi faccio vedere nel pratico come si svolge un sito Odoo in una localizzazione per un finto sito di architetti. E poi avremo finito. Questi siamo noi due, dopo semmai vi lasciamo l'indirizzo a chi serve o comunque siamo qua in giro. E ci sono dopo i bigliettini che vi dirò, vi anticiperò cosa sarà. Lascio la parola al mio collega Andrea. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Piovesana e prima ho fatto un piccolo talk, uno speed talk per introdurre il linguaggio DL, che è inteso sempre nell'ambito dell'industria, perché noi crediamo che nella realtà industriale italiana, nelle piccole e medie imprese, sia fondamentale ottenere con risorse adeguate, fuori parametro, diciamo, ottenere la possibilità di fare una produzione all'8-1, una produzione configurata con un investimento, diciamo, tutto sommato limitato. Di cosa parliamo? Allora, noi sostanzialmente possiamo vederla sotto vari aspetti di questa industria 4.0, però noi vogliamo approcciarla in modo concreto, ovvero secondo noi gli obiettivi principali sono intanto di far dialogare le varie realtà, che di solito sono i collettivi, quindi far parlare l'azienda con i suoi fornitori, con i propri terzisti, con i propri clienti. Questo perché? Perché oggi il frazionamento della produzione e la creazione di questi dati molto piccoli richiede un eroso lavoro di reinserimento dei dati, inserimento degli ordini, caricamento delle bolle, controllo delle bolle in arrivo, tutta una serie di flussi che per varie ragioni sono arrivati al punto che oggi si possono automatizzare. Questo è uno degli argomenti. L'altro è i documenti elettronici. L'altro è quello di condividere, secondo me, le giacenze e le previsioni. Chi vuole, se serve, può, attraverso un linguaggio standard, condividere le proprie giacenze di magazzino in modo che io condivido con il mio fornitore le giacenze del prodotto che posso utilizzare, in modo da evitare di andare in buca in situazioni di ordini di un certo tipo. Quindi avere un interscambio di informazioni riguardo sia le disponibilità del materiale, sia quelle che sono le previsioni di consumo. L'altro argomento molto importante, che secondo me noi oggi possiamo raggiungere con investimenti abbastanza ridotti, sono di avere gli avanzamenti in produzione in tempo reale. Nel senso che per me questo argomento è molto molto importante e soprattutto è importante anche nel dare la visibilità a chi sta all'esterno, al mio cliente, dove sono e cosa sto facendo. Nel senso che io devo dargli un servizio sempre più in linea con quello che il mercato che sta creando Amazon e altre realtà di questo tipo pretende dall'ambiente produttivo. Oggi io schiaccio in Amazon e dopo un giorno, due giorni mi aspetto che arrivi a casa il pacco. Schiaccio il bottone, traccio il pacco e vedo che è a Fiume Veneto. Questa cosa che oggi in Amazon è normale, pian pianino chi crescerà la pretenderà anche alle realtà produttive locali. Quindi noi dobbiamo rendere semplice l'interfaccia in modo che questo tipo di servizio, che in realtà che hanno dimensioni enormi, riescono a gestire, noi dobbiamo riuscire a ottenerlo in realtà piccola, in realtà del nostro territorio. Ad esempio, per me fondamentale è il concetto dei mini PC. Nel secolo scorso si usavano le scatole grosse, più grosse di questo affare, che si chiamavano PC.
vanno dentro le schede, vanno dentro tante cose. E adesso ci sono i mini PC, nel senso che il telefono è un mini PC, ma ci sono anche i mini PC come architettura, tipo l'Intel, ha fatto l'Intel NUC, che è una scatoletta di 10x10 cm, altre 6. E questo ad esempio è il mio server aziendale. Io ho messo 16 giga di RAM, ho messo un disco SSD da mezzo tera, questo mi fa da server. Cioè, forse noi abbiamo ancora la concezione che serve una grande macchina per fare un grande servizio. Io credo che noi dobbiamo usare la macchina che basta, che consuma poco, quindi può stare acceso, consuma 5 watt, è veloce, estremamente veloce. Io ho messo un Ubuntu, però devo caricarci Windows o altre cose. Io ritengo che Ubuntu sia giusto compromesso, nel senso che ha una buona interfaccia grafica, ma rispetto agli altri applicativi è velocissimo, nel senso io ho tempo di risposta che partendo dal mio PC. Io non voglio spendere dopo 10 anni, 20 anni che esistono i PC e ogni volta sono lenti. Io voglio che compro una tecnologia di oggi, che è tecnologia veloce e che vada veloce. Questo, oltre a questo ovviamente ci sono, ad esempio, quello che vedete l'album su in cima è un PC prodotto da italiani, da Arezzo, l'U2 106, è un macchina che gestisce tre schermi 4K, e può montare Linux, Ubuntu oppure Windows, e ha Bluetooth, Wi-Fi, eccetera, esce il 10 marzo, è fatto in open source e open hardware in collaborazione con tutte le università del mondo, c'è dentro Berkeley, dove è stato inventato Linux, piuttosto che c'è dentro la Normale di Pisa, c'è la Sapienza di Roma, c'è il Politecnico di Milano, sono tutte le università numero uno al mondo. Questo è un prodotto che era su Kickstarter, che è una piattaforma dove tu finanzi un'idea prima che questa sia prodotta, e infatti questo io l'ho finanziato un bel po' di mesi fa, doveva uscire a novembre e uscirà qui a marzo. Quindi sono dei PC, questo è un tablet, rugged si dice, nel senso un tablet industriale, quindi posso usare tablet industriali in realtà, quindi di un certo tipo, dove con un sistema operativo Android. Ancora oggi chi è nell'industria usa dei terminali costosi che hanno sistemi operativi vecchi, usa dei resti di magazzino che fanno Windows C o sistemi operativi simili, dove io posso fare ben poco, posso programmare poco questi oggetti, posso rendere poco efficienti rispetto a quello che dovrebbe essere la loro operatività. Quello che vedete invece lassù è un altro progetto finanziato su Kickstarter, che è un Remix Mini, è un praticamente un telefono con le prese di un PC. Quello lo hanno fatto per il piccolo che ha un... Quindi il concetto è che io uso tutti questi strumenti per avanzare la produzione in tempo reale con un server. E con Linux e una serie di soluzioni si può fare con veramente bassi costi. Questo dà un servizio a me prima e al mio cliente, può dare un servizio molto importante. L'altro concetto è quello che il fax è quasi morto, non so se è la vostra percezione, però 10 anni fa molte aziende usavano ancora il fax, oggi sono diventate veramente pochissime. Pochissime cosa vuol dire? Che ci sono, ormai su 5.000 clienti, magari ce ne ho 2-3 che usano il fax, cioè ho rapporti veramente bassi. Quello che sta succedendo, appunto è un'evoluzione, sono partito un po' indietro dal piccione realizzatore, però la lettera, il fax che ci sto morendo, all'email, il PDF che è un uso quotidiano. Il passo che stiamo andando adesso e noi proponiamo è usare il fax moderno, cioè l'email moderna, che è il messaggio PDF visivo, quindi come prima, con allegato un file XML che ha dentro un'informazione in modo che io possa caricare in automatico la bolla, l'ordine, la fattura del mio partner. Questo standard si chiama UDL, Universal Business Language, è un ISO fatto dallo stesso ente che ha determinato l'Open Document Foundation, quindi OASIS, che ha creato, qui abbiamo un rappresentante tra l'altro, ha creato i documenti standard, cioè i documenti che usa LibreOffice, OpenOffice, eccetera. Quindi lo stesso ente ha creato questi documenti di business, cioè dei protocolli per parlarci. Prima c'era un intervento qui su Industria 4.0. Secondo me sulle piccole realtà l'importante è che queste possono rimanere efficienti se si parlano in modo efficiente. Noi non dobbiamo perdere il treno, io credo che questa è la strada che dobbiamo seguire. Questa è la strada che è open standard, royalty free e free of use. Cosa vuol dire? Che io uso un metodo di comunicazione che è gratis, totalmente gratis. Non c'è
L'obiettivo di chi fa questi standard è perché c'è un valore di rendere l'informazione, la comunicazione aperta e gestibile da tutti, diciamo. Quindi fondamentalmente, ripeto alcune slide che ho presentato stamattina, ma il concetto è che io uso questo UBL che è PDF più un XML con protocollo standard. L'altro argomento importante è un po' la storia. Questo non nasce dal nulla, nasce dall'EDIFACT, che era un vecchio protocollo API, che ancora oggi ho tanti clienti che li usano nei confronti di realtà più grosse, dell'Etherlux piuttosto che grossi realtà estere, usano l'EDIFACT. Questa è l'evoluzione, è partito nel 2004 versione 1 con Boiler, quindi partiamo con un protocollo di 12 anni fa. Nel frattempo, nel 2006 ha fatto la seconda versione, nel 2006 è nato l'Open Document Format, questa era praticamente l'innovazione, poi ha fatto la versione 2.1 che è quella attuale e adesso stanno lavorando sulla 2.2. Nel frattempo la Commissione Europea ha ratificato questo come protocollo che userà la Commissione Europea all'interno di un protocollo chiamato CRIPL, che diciamo, include anche il networking di tutte queste attività. E si affianca al discorso, è entrato l'ISO, quindi è diventata ISO nel 2015 questo tipo di specifica. Inoltre, diciamo, la fattura PA, che adesso è obbligatoria se io voglio avere relazioni commerciali con la pubblica amministrazione, devo mandare questo formato elettronico. Dal prossimo anno, queste almeno sarebbero le direttive, dovrebbe essere anche business to business, cioè tra aziende bisogna comunicare attraverso una fattura tracciata elettronica. In base a stime, in base a tutte le serie considerazioni, si parla che ogni documento va dai 5 ai 10 euro, 15 euro di costo a gestirlo a cartaceo rispetto a gestirlo elettronico. E il costo dal punto di vista aziendale di gestire documenti cartacei sta diventando una cosa che non ha più senso. Quindi riassumendo un po' cos'è questo UBL, è il DI più XML più il PDF. Il PDF è diventato standard per la ISO, per la Linux Foundation, uno dei tanti progetti Linux Foundation.org che vi consiglio di visitare, è l'organizzazione dove ci sta dietro Linux, ha tantissimi progetti, uno di questi è l'Open Printing, anche se stamperemo sempre meno, però ancora si stampa, e il protocollo standard per dare i dati alla stampante è diventato il PDF. E questo era uno dei progetti.